dei sedicesimi di finale della categoria dei medio massimi. Sono sul ring l'americano Clay col numero 272 e il belga Beckhaus. L'americano Clay è un giovane di 18 anni ed è alto 1,87 m. È uno dei migliori elementi della formazione americana che ora vedremo all'opera. L'americano infatti è accreditato di numerose vittorie prima del limite e quindi viene definito come un pugile dotato di molta potenza. Abbiamo detto che questo è il 14° confronto ed ora vediamo i risultati degli altri incontri sinora disputati. Per i pesi leggeri, il tedesco Lempio ha battuto per knockout alla terza ripresa il tunisino Ziri, poi il polacco Fazer ha battuto Karim, Iran. Hernandez, Messico, ha battuto il pakistano Sarvar. L'egiziano Skoivair ha battuto l'australiano Grumser. Il sovietico Baranikov ha battuto Gerlach, Olanda. Il rumeno Mihailic ha battuto il finlandese Jarvempa. Per la categoria dei welter pesanti invece si sono avuti i seguenti risultati. L'americano McClure ha battuto il negro dell'Uganda Niagvesco, poi l'argentino Lima ha battuto per knockout alla seconda ripresa il canadese Alleine, il sovietico Lagudin ha battuto per knockout alla prima ripresa il pugile del Ghana prima e l'australiano Bukowski ha avuto la meglio ai punti sul sudafricano Schutt. Nella categoria dei medi, vittoria ai punti del romeno Monea su Paparizov Bulgaria e poi vittoria dello svizzero Büchi sull'inglese Addison. Questo è il secondo incontro della categoria dei medio massimi. Il primo incontro ha visto il successo di Schaffo, il campione europeo dei pesi medi sovietico, che ha battuto ai punti il lussemburghese Chilien. Sul quadrato, ripetiamo, ora sono l'americano Clay con il numero 262 opposto al belga Beckhaus. L'americano, come noterete, è dotato di maggior allungo e boxa con maggior sicurezza. Sinora ha tentato di portare qualche attacco, ma senza troppa convinzione. Il belga, sino a questo momento, si è mantenuto sulla difensiva. L'americano appare molto agile, mobile sulle gambe, accenna a qualche attacco ma con scarsissima convinzione. Ha bloccato ora un destro del belga. Spingere a fondo, ma ora ha messo a segno un sinistro all'avviso del belga. In questa prima ripresa non si è visto granché, soltanto si è notata la maggior autorità di Clay, il pugile che vedete all'angolo, 18enne, alto 1,87 m. La possibilità di disporre del suo allungo e la possibilità di muoversi agilmente sulle gambe lo hanno portato a combattere in souplesse. Evidentemente non ha mai forzato il ritmo, non ha mai portato un attacco con convinzione, anche perché il suo avversario, il belga che ora vedete inquadrato, ha combattuto un po' intimorito, ha cercato più che altro di difendersi ed è stato favorito più che altro dalla circostanza che l'americano ancora non ha messo a segno nessuna azione con vero impegno. L'americano è uno dei favoriti di questa categoria dei medio massimi al limite di 81 kg. Per la verità è apparso un buon pugile, ma ancora non ha messo in evidenza tutte le sue possibilità. Ha inizio la seconda ripresa. Oh.
belga accenna degli attacchi, ma poi non li porta a fondo. L'americano controlla agevolmente la situazione. Ci pare però che Clay sia un poco lento, perlomeno in questa fase, un po' lento. Ha portato ora però un bel montante di sinistro. Controlla a suo piacimento l'incontro, un destro ora ha scosso nettamente il belga, un destro che ha toccato la mandibola. L'americano si muove con sorprendente leggerezza e anche con eleganza, appare strasicuro di sé. Incassare un destro, è il primo destro che il belga riesce a mettere a segno. Probabilmente Clay, con un uomo molto veloce, si troverebbe un po' a disagio se questo è il suo ritmo normale, ma con Backhouse non corre francamente nessun rischio. Un destro preciso alla mandibola ha messo al tappeto il belga. E l'arbitro inizia il conteggio. Ecco, vedete Parker, l'arbitro che ha contato gli 8 secondi. Ancora un leggero destro, il belga è in netta difficoltà. Mancano 20 secondi alla conclusione della seconda ripresa. Ora una bella serie di Clay con ganci al volto, di sinistra e di destra. E l'arbitro ha interrotto il combattimento assegnando il successo a Clay. Mancavano pochi secondi alla conclusione della seconda ripresa, ma ormai l'incontro aveva detto tutto. Per Backhouse infatti non c'era nessuna possibilità. E l'americano. It's August 18, 1960. Cassius Clay of the United States takes on Ziggy Petrikowski of Poland in the finals of the Olympic Light Heavyweight Boxing Championship in Rome. The two fighters touch gloves as the fight is ready to begin. Cassius Clay of the United States comes out in the light trunks. Pietrakowski of Poland is in dark. Cassius goes right to work on the pole. Pietrakowski's southpaw style has proven very difficult for his other opponents thus far. No one has been capable of penetrating Ziggy's defense without getting hit with hard right jabs and a stinging left cross. Clay, in white, has proven to be the class of these 1960 Rome Olympics. Cassius has coupled blinding hand speed with brilliant footwork to win clear-cut decisions in his previous bouts. Cassius like lightning in there. Clay attempting to lead with his right, a tactic usually employed by a right-hander against a southpaw, with good results. Clay has Pietrakowski missing badly, a tribute to his speed. Cassius looks very confident. He realizes that the only thing standing between him and the Olympic gold medal is Ziggy Pietrakowski, and he's going right out after him.
Good punching by both fighters. Yet Prokowski is very evasive. Cassius is a brilliant counterpuncher. A lightning right hand over a left jab has stopped many of his opponents. Cassius measuring his man. Clay, at 6 foot 1 inch tall, has a 2 inch height advantage over Pietrakowski. Both fighters weigh in at 178 pounds. There's the bell, ending round one. Pietrakowski comes out for round two. He's been told by his corner that he must press the action in order to score more points. It was obvious that young Clay won the first round easily. Both fighters looking for an opening. And Pietrakowski scores first. A good left by Pietrakowski. Cassius must be careful with this cagey southpaw. Just prior to entering these Olympic Games, Cassius Clay went through his finest year as an amateur, winning the AAU light heavyweight title and Golden Gloves heavyweight crown. Just 5 weeks ago, Clay established himself as the premier light heavyweight in the United States by knocking out Alan Hudson in the pre-Olympic trials. Pietrakowski at 25 is giving away 7 years to the younger Clay, but with over 200 amateur fights behind him, Pietrakowski has a big edge on experience. Just 2 days ago, Ziggy decision tough Guido Cerruti of Italy to qualify for the finals here today. Clay has Pietrakowski cornered and is looking for an opening. Everyone at ringside predicted a very tough fight today, and it's turning out to be just that. Clay scoring with that right hand lead. Cassius putting on the pressure. Clay piling up the points here in round two. There's the bell, ending round two. Clay looking very fresh here at the start of the third and final round. Cassius scoring well with his lightning left jab, and every once in a while, confusing Pietrakowski with a right lead. Clay, at 18, has been boxing for 6 years. In over 130 amateur fights, he has lost only once. Even now, in his hometown of Louisville, Kentucky, he is a well-known celebrity. In the quarterfinals of this competition, Clay won a decision over Gennady Shatkov of the Soviet Union. In the semifinals just 2 days ago, Clay won a unanimous decision over rugged Tony Madigan of Australia.
Clay's victory over Madigan was one he wanted very badly, for it was Tony who accounted for Clay's only loss as an amateur. Pietrakowski comes on strong here in round three. He knows he's behind on points. Clay demonstrating those rapier-like punches. An avalanche of leather sends Pietrakowski into the ropes. He's covering up. Clay looking for a spot to end it all. But Ziggy comes back with a good combination. The referee warns Pietrakowski for crouching. Clay is way ahead on points and he knows it. He's boxing with all the confidence in the world, realizing he is only moments away from the gold medal. And there's his famous shuffle. Clay all over Pietrakowski here at the end of round three. Ending the fight. Both fighters gave their all in a grueling three rounds of torrid fighting. Cassius Clay, a very weary fighter. In a few moments, the judges' votes will be tallied and the winner will receive amateur boxing's highest award, the Olympic gold medal. The decision goes to Cassius Clay of the United States. Pietrakowski graciously congratulates him. And then Ziggy's cornermen also acknowledge Clay's masterful boxing exhibition. Just moments later in the award ceremony, the fighters take their places on the victory stand. Cassius Clay is presented the coveted gold medal for his tremendous victory in the light heavyweight division of the Olympic Boxing Championships. A magnificent conclusion to the 1960 Rome Olympics.